Benvenuti al quarto video del mini corso di educazione finanziaria. Parliamo oggi di una misura importante, quella del rapporto tra debito-PIL e come poterlo migliorare. Innanzitutto guardiamo i dati che abbiamo a disposizione per fine 2017 e troviamo che a fine 2017 il debito ammontava a 2.256 miliardi, mentre il prodotto interno lordo, sempre nel 2017, ammontava a 1.716 miliardi. Il rapporto tra il debito pubblico e il PIL è quindi circa il 130%, ed è questa la misura di riferimento per poi le manovre fiscali e le altre operazioni governative. Come possiamo fare per migliorare il rapporto debito pubblico-PIL? Hanno provato, diciamo, vari modi, nel senso che hanno valutato anche la possibilità di contabilizzare l'economia cosiddetta sommersa, quindi la prostituzione, il traffico di droga, ma non solo, hanno anche incluso una misura artificiale che è quella che riguarda gli affitti che i proprietari di casa pagherebbero a se stessi se non fossero proprietari della casa dove risiedono. Tutti questi tentativi piuttosto, diciamo, artificiosi per aumentare il PIL servono appunto per abbassare il rapporto debito-PIL. Ma non hanno valutato la misura più importante che si potrebbe fare senza ricorrere a tripli salti mortali con piroetta, e cioè semplicemente considerare la creazione di denaro bancario all'interno del PIL. Guardiamo appunto i dati per quanto riguarda il 2017. Nel rapporto ABI, che è stato pubblicato a gennaio, l'ammontare degli impieghi bancari nei prestiti alla clientela era di 1.785 miliardi, quindi una cifra superiore ai 1.716 miliardi che rappresentavano il PIL. Se quindi nel PIL includiamo la creazione dei depositi, o meglio la creazione di moneta bancaria che viene utilizzata per creare nuovi depositi all'interno appunto della misura del PIL, praticamente raddoppiamo il PIL. Raddoppiando il PIL e arrivando quindi intorno ai 3.500 miliardi, evidentemente il rapporto fra il debito, che è 2.256, e la nuova cifra che otteniamo del PIL è praticamente il rapporto viene dimezzato. Quindi invece di avere un rapporto debito-PIL del 130%, avremo un rapporto debito-PIL del 65%. Questo poi ha un'influenza anche sul famoso discorso del deficit. Il deficit viene calcolato che non può superare, dicono, il 3% del PIL. Avendo raddoppiato il PIL, evidentemente ci troviamo ad avere una possibilità di manovra che equivarrà al 6% del vecchio PIL, e quindi abbiamo raddoppiato la capacità di spesa del governo. Speriamo che questo video arrivi dove deve arrivare, in modo da far riflettere i nostri nuovi governanti e poter così uscire da un'impasse facendo una finanziaria che per una volta non è più lacrime e sangue. Grazie a tutti, arrivederci.